tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi finalmente torno a pubblicare un nuovo video dopo credo almeno un mese di assenza. Mi voglio innanzitutto infatti scusare per questa lunghissima assenza, ma ci sono state varie circostanze che mi hanno impedito di girare e pubblicare nuovi video ogni settimana come faccio di solito, un po' a causa del caldo che personalmente mi dà molto fastidio e in più qui in casa ci sono stati dei giorni in cui c'erano 30 gradi. Capite bene che con 30 gradi al chiuso è quasi impossibile girare un video perché appunto non si riesce a concentrarsi, almeno per quanto mi riguarda. Poi sono stata molto impegnata con la tesi, alla quale sto ancora lavorando, e infine poi una settimana di vacanza l'ho avuta anch'io, sono stata via, quindi in quella settimana lì non ho potuto girare video. Insomma, per farla breve, agosto mi sono presa una pausa dal canale, anche se mio malgrado, ecco, però adesso ritorno e spero che d'ora in poi riuscirò a mantenere la programmazione più regolare possibile. Oggi ricominciamo con i video dei preferiti dell'estate. Ora che sto girando questo video, ancora agosto non è finito, però insomma siamo all'ultima settimana, quindi va bene così. Prima però di partire, due piccole premesse. La prima è un ringraziamento a tutti i nuovi iscritti e a tutti coloro che sono rimasti e a tutti i commenti che mi sono arrivati, nel periodo d'assenza. Io ho risposto a tutti e, amo molto ricevere commenti sotto ai miei video, è la cosa che mi fa più piacere in assoluto. Quindi se vi va lasciate un commento anche qui sotto. Seconda breve premessa. Questo video, se tutto va bene, uscirà fuori dalla programmazione del venerdì, quindi lo vedrete o martedì o mercoledì a seconda di quando riesco ad editarlo e a caricarlo. Se tutto va bene, poi venerdì vedrete finalmente il wrap-up di luglio, sempre in ritardissimo. Poi presto uscirà anche il wrap-up di agosto e preparatevi perché arriverà anche un succosissimo book haul, perché sì, avevo detto che non avrei comprato libri nuovi per tutta l'estate, ho resistito a giugno, ho resistito a luglio, con l'eccezione di qualche book e dei regali che mi sono arrivati per il mio compleanno. Agosto mi sono lasciata andare, era un periodo di stress appunto per il caldo che a me fa star male proprio fisicamente perché non riesco a dormire, eccetera, e un po' anche per la tesi a cui devo lavorare costantemente, e quindi insomma mi sono un po' lasciata andare. Sto aspettando che mi arrivi l'ultimo pacco e una volta mi sarà arrivato ci trovo un bel book haul, bello sostanzioso. E ultima cosa vi volevo dire è che la mia intenzione è anche quando a settembre magari girare un bookshelf tour. La mia idea sarebbe di girarlo come video speciale per i 100 iscritti, se e quando ci arriveremo mai. Però comunque è un video che voglio fare perché mi piace moltissimo guardare i bookshelf tour degli altri e quindi preparatevi perché arriverà anche quello, forse come extra dei 100 iscritti se ci arriveremo, altrimenti un po' più in qua arriverà comunque. Vi ho già girato una sorta di mini bookshelf tour dove faccio vedere solo i libri che devo ancora leggere, ve lo lascio nelle schede e nell'info box, però direi che è anche il momento di girare un video della libreria completo, anche perché vorrei riorganizzarla, vorrei spostare dei libri e quindi prima di farlo mi andava di lasciare una sorta di documento di com'era la mia libreria prima. Bene, premesse finite, partiamo con i preferiti. Prima categoria, libri e graphic novel. Allora, è stato difficile scegliere perché in questi 3 mesi ho letto libri molto belli. Innanzitutto I vecchi e giovani di Pirandello, di cui vi ho già parlato nel wrap-up di giugno, ve lo lascio nelle schede nell'info box. A luglio poi ho finito di leggere La storia di Elsa Morante, Come funzionano i romanzi di James Wood, anche quello molto bello, e ora recentemente ho finito di ascoltare Accabadora di Michela Murgia, tutti i libri che mi sono piaciuti tantissimo. Però il testo preferito del mese non è un libro, ma è un graphic novel ed è questo qua. In Italia sono tutti maschi, di Colaone e De Santis, edito Oblomov. Vi faccio vedere qualche disegno, vedete le tavole sono tutte bianco, nero e giallo, come anche la copertina. I disegni mi sono piaciuti tantissimo, ma la cosa che mi ha colpito di più è la storia. Questo graphic novel mi era stato consigliato da un amico quando gli avevo detto che stavo leggendo Triangolo Rosa, il testo di Jean Lhebitou su gli omosessuali durante l'Olocausto. Vi ho fatto un video interamente dedicato a questo libro, ve lo lascio linkato nelle schede, nell'info box, nel caso vi andasse di vederlo.
e mi ha consigliato questo graphic novel qui perché parla della situazione degli omosessuali in Italia durante il fascismo, che io per esempio non lo sapevo, l'ho scoperto grazie a questo testo, venivano mandati al confino in alcune isolette sperdute, come avveniva anche per i prigionieri politici. È stata una lettura molto interessante perché mi ha fatto scoprire cose che non sapevo e anche molto emozionante perché effettivamente il testo ci racconta la storia di un personaggio in particolare, il protagonista, che racconta la propria vicenda a due giornalisti all'interno della finzione del graphic novel, ma ci racconta anche la storia di tutti gli altri suoi compagni, gli altri omosessuali che erano stati deportati con lui in questa isola. E la cosa che mi ha colpito e mi ha emozionato di più è che sì, queste persone si trovavano in situazione comunque di prigionia perché non potevano scappare e anche di miseria perché gli venivano dati pochissimi soldi al giorno per potersi comprare il cibo, i vestiti, eccetera. Però si creava anche un senso di comunità, di appartenenza, che al di fuori dell'isola non esisteva, perché in quest'isola si sentiva accettati per quello che si era, mentre nel resto d'Italia l'omosessualità era unanimemente condannata come un crimine. Di conseguenza, quando i deportati, al momento dello scoppio della guerra, sono stati rimandati a casa, molti piangevano perché non se ne volevano andare, fondamentalmente, perché avrebbero per sempre perso questo senso di appartenenza, di comunità e anche tutti gli amici che si erano fatti in questo luogo. Molto molto bello, ve ne parlerò più approfonditamente nel wrap up di luglio, comunque consigliatissimo, io non ne ho mai sentito parlare sul tubo, quindi sono contenta di diffondere anche nel mio piccolo quest'opera veramente interessante. Al termine del testo c'è anche una piccola postazione in cui si citano alcuni libri sull'argomento, purtroppo ancora molto pochi, ma io intendo recuperarli tutti. E si cita anche un film, e quindi da qui passiamo direttamente alla categoria del film preferito del mese. Anche questo film mi era stato consigliato da un altro amico quando avevo parlato di Triangolo Rosa, e io l'ho recuperato poco dopo aver letto In Italia sono tutti maschi. Ed è un film molto famoso, un classico, penso, del cinema italiano di Ettore Scola, Una giornata particolare, con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. L'avevo recuperato qualche tempo fa con l'intenzione di guardarlo, finalmente ce l'ho fatta e mi è piaciuto tantissimo. Per chi non lo sapesse, questo film si svolge in una giornata molto particolare, ovvero il giorno delle celebrazioni che a Roma sono tenute al momento della visita di Hitler. Perciò tutta la popolazione si riversa nelle piazze e c'è una grande parata, una grande manifestazione in onore del Führer. Questa manifestazione viene trasmessa alle radio e infatti durante tutto il corso del film noi sentiamo in sottofondo alla radio il commento di questa giornata, della parata, della manifestazione, eccetera. I nostri due protagonisti sono una donna che è rimasta a casa perché deve occuparsi delle faccende domestiche mentre il marito e i figli sono andati a partecipare alla parata. È un uomo che volontariamente non c'è andato perché è un emarginato, è perseguitato dal regime perché è omosessuale. Ovviamente questi due protagonisti sono interpretati dalla Loren e da Mastroianni in modo magistrale. Questi due personaggi per una serie di circostanze si incontrano e diciamo che si confessano l'uno all'altra. Un film veramente, veramente bellissimo, mi ha emozionata tantissimo. Ed era il giusto coronamento dopo la lettura di In Italia sono tutti maschi. Nel caso in cui non l'abbiate visto, io ve lo consiglio vivamente. Bellissimo, veramente un film fantastico. Non mi smetterò mai, non mi stancherò mai di ripeterlo. Sono contenta che il mio amico me l'abbia consigliato. Passiamo adesso alle serie TV preferite dell'estate. Ve ne cito ben tre perché era difficile, impossibile direi, sceglierne solo una, anche perché durante quest'estate ho visto diverse serie TV. Innanzitutto Chernobyl, la miniserie prodotta da Sky e da HBO, di cui tutti hanno parlato bene e giustamente, perché è veramente un gioiellino, un capolavoro, mi ha colpita tantissimo e consiglio a tutti di vederla anche se non è adatta a chi non ha lo stomaco forte, soprattutto in alcune scene. Parlo ovviamente di ciò che è accaduto a Chernobyl, con, ho scoperto poi, qualche piccola esagerazione, qualche cambiamento, ma nel complesso abbastanza fedele alla realtà.
E è veramente una serie che ti colpisce come un pugno nello stomaco. È ben recitata, è ben girata e ti mette un'angoscia che neanche il migliore dei thriller. Soprattutto in prima puntata mi ha colpito tantissimo perché noi vediamo queste persone che si trovano a fronteggiare quello che è appena successo senza rendersi per la maggior parte realmente conto del disastro che sta succedendo e della pericolosità di queste radiazioni che si stanno sprigionando dalla centrale, quindi mettendo in pericolo le proprie vite e quelle degli altri. Mentre noi che stiamo guardando la serie, lo sappiamo benissimo qual è la gravità della situazione. E quindi questa situazione, questo andare ad affrontare il disastro come se fosse un incendio comune, come se fosse una cosa da nulla, mette ancora più angoscia. Poi non che le puntate successive siano da meno, per carità. Sono tutte molto forti, infatti non si riesce a vederne più di una per volta, però la prima è quella che veramente mi ha colpito come un pugno nello stomaco, io non posso fare a meno di consigliarvela nel caso ancora non l'abbiate vista. Poi, altra serie TV per niente spensierata, vista quest'estate, l'ho finita proprio ieri sera, è Il racconto dell'ancella, The Handmaid's Tale, la terza stagione, che è molto molto bella. Secondo me la serie sta un po' calando a partire dalla prima stagione, che è perfetta. La seconda cominciava ad avere qualche difettuccio, questa terza secondo me ha ancora qualche difetto in più, però resta una serie di altissimo livello, molto ben recitata, molto ben girata, con una fotografia impeccabile, e se me ne accorgo io che di cinema non ci capisco nulla, vuol dire che proprio sono stati bravi in ogni aspetto. Anche la colonna sonora è perfetta. In questa terza stagione ho trovato qualche difettuccio. Innanzitutto la prima parte l'ho trovata un po' troppo lenta e poi ci sono degli aspetti un po' irrealistici, poco credibili, perché la nostra protagonista di Fred o Offred, come la volete chiamare, ne combina di tutti i colori e in un regime repressivo come quello di Gilead non si capisce come sia possibile che lei non venga mai realmente punita, cioè mandata quindi o alle colonie o impiccata, perché fa delle cose veramente molto gravi, tenta di fuggire più di una volta, insomma, eppure sembra immune da qualsiasi punizione. E questo secondo me è un po' poco credibile, visto quello che ci è stato mostrato nelle due stagioni precedenti. Comunque sia, vi ripeto, resta una serie molto bella, non vedo l'ora che esca anche la quarta stagione e soprattutto non vedo l'ora che esca il nuovo romanzo della Atwood dedicato al racconto dell'ancella, comunque al mondo del racconto dell'ancella, ovvero i testamenti che avremo fra le nostre mani a settembre e che conto di comprare, non so se all'uscita, però molto presto. Infine, l'ultima serie TV che vi cito in velocità, perché sicuramente tutti la conoscete e tutti l'avete vista, è Una mamma per amica, ovvero Gilmore Girls, scusate per me, è uno scioglilingua, il nome originale, che si trova attualmente su Netflix, ma che è stato a suo tempo trasmesso su Italia 1, quando io ancora andavo a scuola, quindi diversi anni fa, infatti si vede che è una serie di qualche anno fa. Però io non l'avevo mai vista, ci avevo visto qualche episodio qua e là, non so perché l'ho cominciata su Netflix, avevo bisogno di qualcosa di leggero, di spensierato, mi facesse anche un po' sorridere per appunto superare questa estate che per me è sempre un inferno, soprattutto con le temperature che aumentano ogni anno. E diciamo che questa serie ha assolto perfettamente a questo compito, perché è stata una serie che mi ha appassionato tantissimo in modo inaspettato, mi sono appassionata tantissimo ai personaggi, mi sono affezionata tantissimo a loro, e anche una serie abbastanza divertente, non che fa scompisciare dalle risate, però un sorriso ogni tanto ve lo strappa, e mi sono divorata tutte e sette le stagioni, più la stagione speciale di Netflix che non mi è piaciuta granché, anzi oserei dire per niente, in un mese in pratica. Comunque, non penso ci sia bisogno di consigliarla, perché insomma l'avrete già vista tutti, però se siete in un periodo stressante in cui ho bisogno di qualcosa che vi rilassi, vi faccia staccare il cervello, è la serie adatta. Passiamo alla categoria musica. In questi 3 mesi ho ascoltato più o meno le stesse cose, però c'è stato un gruppo che è rientrato di prepotenza tra i miei preferiti. In realtà io a suo tempo l'avevo ascoltato, ma mai con troppo impegno. Invece in questi mesi estivi l'ho inaspettatamente riscoperto e adesso l'ho ascoltato tantissimo. Sto parlando dei Muse, che non è esattamente un gruppo di nicchia, però io insomma,
Non l'avevo mai ascoltato con impegno, non mi c'ero mai appassionata particolarmente, conoscevo qualche loro canzone, però insomma. Invece quest'estate mi ci sono appassionata tantissimo e ho ascoltato moltissime delle loro canzoni. Mi piace in particolare la voce del cantante di Matthew Bellamy, che è molto particolare e veramente mi emoziona tantissimo sentirlo cantare. Personalmente preferisco gli album in cui puntano più sul rock che sull'elettronica, è comunque una componente che c'è sempre nella loro musica, però per esempio l'ultimo album è molto più elettronico che rock, infatti non mi è piaciuto molto. L'unica canzone che mi è piaciuta è Pressure. E soprattutto mi piacciono le loro performance live. Secondo me le loro canzoni guadagnano tantissimo eseguite live perché hanno un'energia, una forza nelle loro performance dal vivo veramente incredibile. Soprattutto vi consiglio di andare a recuperare il loro concerto allo Stadio Olimpico di Roma, che è veramente pazzesco, non so quante volte l'ho rivisto e ascoltato in questi ultimi mesi. La canzone però che forse ho ascoltato di più in questi mesi estivi riguarda sempre Muse, ma non il gruppo nella sua interezza, bensì Matthew Bellamy, che ha partecipato insieme ad altri artisti a un album in cui sono state raccolte musiche, insomma canzoni ispirate al Trono di Spade. E lui ne ha composta una che si chiama Pray, Hail Valyrian, che è un pezzo appunto in cui si sente cantare la sua magnifica voce insieme sottofondo alla voce di Melisandre, che parla in antico valiriano, con un sottofondo musicale che riprende un po' le tracce di Ramin Djawadi, che sicuramente non si pronuncia così, comunque è il compositore delle musiche del Trono di Spade, è un compositore che io amo molto, e con questo piano nel sottofondo che ricorda molto alcuni pezzi iconici del trono, come ad esempio Light of the Seven, che a me piace moltissimo. E questo pezzo è veramente, veramente bellissimo, io l'ho ascoltato diverse volte a ripetizione, ve lo lascio qui sotto nell'info box nel caso vi andasse di ascoltarlo. Passiamo al luogo preferito del mese, che non può essere che il luogo dove sono andata in vacanza una settimana. Io di solito passo le mie vacanze estive, cioè una settimana all'anno in realtà, in montagna, appunto per sfuggire dal caldo e anche perché amo molto camminare nella natura, raggiungere i rifugi, raggiungere i laghetti. Sul momento è faticoso perché è faticoso tutto per me che non sono allenata, perché durante il resto dell'anno non è che faccio grandi camminate, però dopo, una volta arrivati, una volta tornati a casa e fatti un bel bagno, si è veramente rilassati. Camminare nella natura veramente ti svuota la mente e ti fa scivolare addosso tutto lo stress della vita di tutti i giorni, quindi è una cosa veramente piacevole. In più la temperatura non sale mai sopra i 23 gradi e quindi questo è un surplus. Quest'anno sono stata a San Martino di Castrozza, vi metterò qui a fianco a me se riesco qualche foto. In ogni caso vi lascio qui sotto il mio profilo Instagram dove trovate diverse foto che ho fatto e anche un circoletto in evidenza nelle storie in cui vi mostro un po' le montagne, i paesaggi che ho visto. È stata una vacanza, come al solito, molto rilassante, molto bella. Anche il meteo sta dalla nostra parte perché in montagna non si sa mai, spesso può capitare che ti capitano tutti i giorni di pioggia. Invece quest'anno siamo stati abbastanza fortunati e quindi, insomma, sono tornata a casa a malincuore. Io ci passerei tutta l'estate in montagna, però, insomma, anche una settimana ce la facciamo bastare. Passiamo adesso al podcast preferito dell'estate. E no, avendone ascoltato solo uno per tutta l'estate, direi che ho pochi dubbi in merito. Ed è Milano Europa di Francesco Costa, che si trova su Storytel. È un podcast in 6 episodi che parla della città di Milano, appunto, e in particolare di come questa città sia in controtendenza rispetto al resto dell'Italia, soprattutto dal punto di vista della crescita economica, dell'occupazione e di tanti altri aspetti anche più sociali, più legati alla vita cittadina. Molto molto interessante, io non conosco per niente la città di Milano, ci sono stata una volta ma così di sfuggita, anzi ci vorrei tornare perché devo dire che questo podcast di Francesco Costa mi ha incuriosita moltissimo e
quindi ve lo consiglio, intanto perché lui è sempre molto bravo, io leggo anche spesso i suoi articoli sul post e avevo già avuto modo di ascoltare da Costa a Costa il podcast reportage sugli Stati Uniti, anche quello molto molto bello. E anche questo veramente ben realizzato, molto piacevole da ascoltare e se vi devo dire la verità è anche interessante perché ci fa vedere come alcuni problemi che colpiscono un po' tutta l'Italia sono stati risolti in modo efficace a Milano con delle soluzioni che potrebbero essere, non dico facilmente, però applicate anche al resto d'Italia. Ad esempio mi viene in mente la questione dei rifiuti, che è una questione che affligge diverse città italiane, prima fra tutti Roma. Certo, Milano è una città molto più piccola rispetto a Roma, però è riuscita ad affrontare la situazione nel modo giusto, almeno da come viene raccontato dal podcast. Quindi io, se avete Storytel, vi raccomando di ascoltarlo perché è veramente interessante. Soprattutto se come me non conoscete la città di Milano, questo vi dà un bello sguardo d'insieme su questa città. Passiamo alla categoria beauty. Allora, io di solito questa categoria è la mia preferita del mese, o proprio non ne parlo, oppure ne parlo di sfuggita, perché l'avrete capito, io non è che sono una fanatica del make-up, del beauty, della skincare, di queste cose. Però quando mi capita di trovare dei prodotti che funzionano e che mi piacciono, mi fa piacere, insomma, parlarvene dalla mia inesperienza, perché magari possono essere utili anche ad altri. Allora, innanzitutto vi parlo di due prodotti per il viso, tutti e due consigliati da Valeria di Read Blog Repeat, che è diventata la mia beauty guru, principalmente perché io non seguo canali o profili che parlano di questo genere di cose, lei ne parla nei suoi video insieme anche ai libri e quindi mi capita di seguire i suoi consigli spesso con esiti positivi. Innanzitutto vi faccio vedere questo detergente per il viso della Neutrogena di cui lei ha parlato in un video. Io l'ho acquistato su Amazon, si trova venduto una confezione da 2 che mi sembra che costi sui 14-15 euro, quindi un costo un pochino superiore ai prodotti del supermercato, però il risultato è ottimo. Innanzitutto, allora, un detergente per il viso che uso la mattina dovrebbe avere anche un'azione anti-acne, azione che effettivamente ho riscontrato, nel senso che mi ha diminuito un po' il numero dei foruncoli che mi spuntano in faccia e anche ha diminuito la dimensione, perché adesso se mi vengono più piccolini, non proprio dei bozzi enormi. Certo, non fa miracoli, soprattutto nei periodi di ciclo, non è che vi fa sparire dalla faccia l'acne, però insomma ho notato un miglioramento da questo punto di vista. In più non secca la pelle, quindi pulisce bene il viso la mattina, però senza seccarla, cosa non da poco per un detergente per il viso. E dura anche tantissimo, perché questa è una confezione nuova da aprire, perché come vi ho detto Amazon ve ne spedisce 2 insieme. Però io ne ho un'altra che uso da 2 mesi, tutte le mattine, a eccezione della settimana in cui sono stata via, e ce l'ho più o meno a questa altezza. Quindi direi che dura anche tanto, grazie anche al fatto che il dosatore vi fa uscire la quantità giusta che serve per lavare il viso senza sprechi. Quindi sì, costa un po' di più rispetto ai prodotti del supermercato, però dura anche tanto, quindi alla fine il prezzo è buono, soprattutto perché insomma è un prodotto efficace. Poi, altro prodotto consigliato da Valeria che ho recuperato è una maschera per il viso, ed è questa maschera qui, anche questa io l'ho presa su Amazon, vi lascerò qui sotto il link Amazon a questi 2 prodotti, non sono link d'affiliazione come tutti i link che trovate qui sotto, ve li lascio soltanto per comodità nel caso vi interessasse comprare questi prodotti e ce li avete a portata di mano, però non sono affiliata a niente, quindi andate tranquilli. Questa maschera qui, vi dicevo, è una maschera all'argilla gialla di L'Oreal, che dovrebbe uniformare e illuminare, e in effetti è quello che fa. Vi faccio vedere anche il vasetto è piuttosto piccolo, non ci sono molte applicazioni all'interno, però devo dire che a me sta durando abbastanza, io non uso tantissimo prodotto, eccolo qua, e effettivamente fa quello che promette, nel senso che ha un effetto illuminante e uniforma il colorito della pelle, vi toglie qualche imperfezione, ve la liscia anche e non la secca soprattutto, cosa che per una maschera all'argilla non è da poco, quindi prodotto promosso. Voglio provare anche la versione all'argilla azzurra o blu, adesso non ricordo come si chiama, sempre di questa linea di L'Oreal, penso che la recupererò su Amazon.
Ad ogni modo, questa argilla gialla è assolutamente promossa. Abbiamo poi un prodotto per i capelli che è questo qua, un balsamo senza risciacquo per capelli ricci e mossi con effetto anticrespo all'avocado di Bottega Verde. Questo ve lo linkerò al sito di Bottega Verde. L'ho comprato qualche mese fa e l'ho usato per tutta l'estate perché io ho capelli mossi. Forse ne avrete notato in qualche mio video precedente, i miei capelli al naturale sono non così, cioè effetto crespo, ma sono ricci, ricci però fatti a boccoli, molto lenti, no, non fitti, non so se mi sono spiegata, un po' alla Maria Antonietta, diciamo, se avete presente il cartone animato di Lady Oscar. Una mia amica mi prende sempre in giro dicendo che sembra Maria Antonietta, ma chiusa la parentesi, per ottenere quell'effetto però me li devo asciugare all'aria, quindi non con il phon perché altrimenti non mi vengono in quel modo lì. Asciugandoli all'aria invece sì, mi vengono a boccoli abbastanza ordinati e per evitare ancora di più l'effetto crespo che a volte mi viene anche asciugandoli all'aria, anche se è molto ridotto, ho usato questo prodotto qui, dandolo sui capelli bagnati, si può dare anche sui capelli asciutti ma io ve lo sconsiglierei, e grazie a questo ho definito meglio i ricci, mi sono venuti molto meglio anche asciugandoli fuori. Asciugandoli col phon ho provato, non funziona, però asciugandoli all'aria dà quel qualcosa in più, e avendolo io usato per tutta l'estate, perché col cavolo che accendevo il phon, quel caldo che faceva, mi sembrava giusto inserirlo tra i preferiti. Ha anche un buon profumo che vi rimane a lungo sui capelli, quindi nota in più. Personalmente ho provato io a usare la schiuma per definire i ricci, ma mi fa un effetto sui miei capelli che non mi piace per niente. E tra l'altro me li secca anche tanto. E quindi questa è una buona soluzione. Questo qui è un balsamo, però non molto denso, somiglia molto a un gel come consistenza. Comunque non fa miracoli anche in questo caso, però insomma l'effetto che ha avuto sui capelli asciugati all'aria aperta era buono. Passiamo ora al pezzo forte dei preferiti beauty e cioè, simili, ed è un profumo che mi è stato regalato per il mio compleanno, in realtà è un profumo che io ho richiesto, quindi non è stata una sorpresa, però sono stata molto felice di riceverlo, ed è questo qua, il profumo Change, spero per la pronuncia è terribile, di Chanel Eau Fraîche. Questo qua è uno dei toilette, perché io non sopporto gli eau de parfum, sono troppo persistenti, mi danno la nausea. Nonostante questo, comunque, è un profumo che ha una persistenza incredibile. Vi faccio vedere anche la boccetta. È un profumo che costa uno stonfo, è molto caro. Come vedete, anche la boccetta è molto basic, però molto carina. Però è un profumo, come dicevo, caro, però di qualità assolutamente. Sia nella composizione del profumo che è fresco, però ha anche un discreto corpo floreale che però non dà fastidio perché a me i profumi floreali danno fastidio, non li sopporto. Invece questo qui mantiene un buon equilibrio. È un profumo molto adatto per l'estate, ma io lo userò tutto l'anno, anche se centellinandolo perché è piuttosto caro. E ha una persistenza incredibile. A me resta addosso per 2 giorni, cioè lo metto la sera per uscire, il giorno dopo per tutto il giorno me lo sento ancora addosso, quindi insomma è veramente un profumo costoso, però c'è un motivo per cui costa così tanto, è un prodotto di qualità effettivamente. Io non ho molti profumi perché spesso mi danno fastidio, io prediligo profumi freschi e non tutti mi piacciono, spesso mi danno la nausea, alcuni profumi se sono troppo persistenti, questo qui non me la dà per niente. Purtroppo ho il naso molto sensibile da questo punto di vista, eppure amando molti profumi nella mia collezione ne ho veramente pochi perché altrimenti mi danno fastidio. Questo qui è promosso a pieni voti, l'ho messo poco onestamente perché non è un profumo che metterei tutti i giorni, semplicemente perché non voglio sprecarlo, però tutte le volte che sono uscita per un qualche motivo la sera l'ho messo perché è veramente veramente buonissimo. Passiamo adesso agli accessori, è un accessorio da farvi vedere ed è un altro regalo di compleanno, questo però mi è arrivato a sorpresa e devo dire che le volte in cui sono uscita l'ho indossato sempre, nonostante io non ami molto i braccialetti, si tratta infatti di un braccialetto ed è questo braccialetto qua,
In argento, molto semplice, fatto insomma a catena. Io non so i nomi, ci sarà sicuramente un nome per definire i braccialetti fatti così, ma io completamente ignorante. Ecco, non riesco ad agganciarlo, che poi è il motivo per cui io porto poco braccialetti, perché devo farmi agganciare da qualcun altro perché sono impedita. Questo qui in particolare ha un moschettone abbastanza difficoltoso da agganciare da soli. Comunque, diciamo che l'effetto è questo qui. È anche molto leggero, quindi molto facile da portare, non è una di quelle catene pesanti che ti tirano sul braccio. E devo dire, nella sua semplicità è molto carino e appunto, nonostante io non ami molto portare i braccialetti, l'ho messo spesso durante quest'estate, quindi meritava il suo posto nei preferiti. Bene, il video dei preferiti finisce qui, io spero di non essermi dilungata troppo. Vi lascio qui sotto il link agli altri miei social nel caso vi andasse di seguirmi anche altrove. Vi raccomando, soprattutto Instagram, dove sono attiva, diciamo, quasi tutti i giorni, se non nel feed, sicuramente nelle storie. Vi lascio anche i link ai prodotti che ho fatto vedere nel caso andaste ad acquistarli. Vi ripeto che non sono link di affiliazione, quindi andate tranquilli. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo al prossimo video.